pittura, scultura, recitazione, danza, musica, fotografia e rievocazioni storiche medievali. La Rocca Malatestiana di Fano sabato 3 giugno ha fatto da cornice a Giovani in Festival, l'evento ideato dall'artista Doro Catalani con l'obiettivo di creare una vetrina per valorizzare giovani talentuosi emergenti nel panorama artistico del territorio. Ad alternarsi sul palco diversi ragazzi e artisti già noti che hanno regalato al pubblico grandi emozioni. Invece, nelle celle della Rocca e nell'edificio sovrastante sono state allestite le creazioni artistiche selezionate da un'apposita giuria composta da giovani affiancati da artisti già affermati nei vari campi dell'arte. Un incontro tra generazioni che ha regalato un'opportunità e uno stimolo per provare a decollare in un ambiente difficile come quello artistico. È stato un successo emozionante. I ragazzi, devo dire, si sono esibiti con tutta l'emozione addosso che ci hanno fatto respirare, ma poi la bravura. La bravura che hanno fatto emozionare anche noi adulti, vedere tante cose. Io dicevo dalla Rocca in poi, ma questi sono già partiti in volo, questi già sono, strada al palco. Sono stati straordinari. Straordinari, una bella gioia. Facciamo le dita, grazie per aver offerto questa opportunità. Grazie a voi tutti i giovani, ma grazie per averci regalato questo spettacolo. A voi tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ragazzi. Prossimo appuntamento sabato 24 giugno alle ore 21 per la serata intitolata Fino all'ultimo amore. È di San Lorenzo in campo la boy band più giovane che si esibirà questa sera. Hanno 16 anni e naturalmente le donne che portano un po' la bandiera e prendono le iniziative, e quindi sei tu che rappresenti tutto il gruppo. Allora, quando è nata questa formazione? È nata l'estate scorsa, ad agosto, ci siamo incontrati in un bar e niente, abbiamo deciso di proseguire questo percorso tutti insieme. Pop rock, diciamo, comunque quello il genere. E avete dei brani inediti oppure riproponete delle cover? No, stasera riproponiamo delle cover come facciamo di solito, però abbiamo in mente anche di fare degli inediti scritti da me. Quali sono le vostre aspettative per il futuro, i vostri sogni nel cassetto? Bella domanda. Vogliamo sentire una bella risposta. Dai. Sicuramente proseguire comunque sulla strada della musica, divertirsi tutti insieme, esibirsi, che comunque tutto serve, tutto fa esperienza, diciamo. Che cosa diresti ai tuoi coetanei che hanno voglia di fare musica ma ancora non hanno preso il coraggio in mano? Buttatevi. Buttatevi, questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Vedi questa esperienza, che effetto ti fa salire sul palco questa sera? Salire sul palco già l'ho fatto, e la cosa nuova è salire sul palco con Babbo. Che... è questa la novità emozionante che dovrebbe dare adrenalina. Sì, devo rispettare questa genia, quindi ho questo peso da portare avanti. Senti, è così tanto difficile essere figlio d'arte, sfatiamola un po' questa cosa. Io vivo bene, molto così, però sì, cioè nel senso ci sono delle cose che nasci con dei doni, e sicuramente lui mi ha tramandato questo dono, che è quello di poter salire sul palco senza grandi difficoltà e divertirmi sul palco. E a proposito di figli d'arte, Nicolò ed Edoardo questa sera si esibiranno per la prima volta, no? Sì, è la nostra prima volta, speriamo che vada bene, siamo un po' tesi, però crediamo di farcela, insomma. Insomma, siete un duetto? Sì, sì, abbiamo iniziato da poco entrambi, però la passione dei nostri genitori ci ha portato a questo. Vedi, crescere tra le note ti porta poi a diventare un cantante o un musicista nel tuo caso? Sia cantante che musicista. E io il pianoforte. Io per ora sono cantante, però vorrei iniziare anche piano. Molto bene. E che cosa ci farete ascoltare questa sera? Abbiamo portato 3 inediti, più uno che collaboriamo con i nostri genitori, e quindi niente, speriamo vi piaccia. Ho qui con me Rosalba, ballerina professionista. Sì, ballerina professionista di danze latinoamericane. E ti vedremo su questo palco con quale disciplina? Salsa, merengue, bachata? No, farò all'inizio uno show di jive. E un altro show invece che l'ho inventato per una mia esperienza personale, che è un misto di rumba, di samba, paso doble, è un mix un po' di tutti i balli. I giovani talenti continuano a stupirci, ad emozionarci, tu che cosa
interpreterai questa sera? Io questa sera farò uno spezzettone teatrale, reciterò una fiaba di Italo Calvino, la fiaba di Gallo Cristallo, e grazie per avermi chiamato talento giovane, che è davvero molto... Che cosa possiamo dire ai giovani che hanno voglia di esprimere una forma d'arte ma magari lasciano quel sogno nel cassetto? Ecco, di non vergognarsi, perché davvero si rischia di perdere molto delle possibilità, delle qualità che una persona ha per la vergogna, ed è una cosa che secondo me bisognerebbe abolire davvero, proprio nella Costituzione, da togliere la vergogna di esibirsi liberamente, perché la libertà è sempre bella.